Allora, è un'emozione per noi iniziare questo format Sì, assolutamente. rubato, non originale. Rubato un originale, anche se vantiamo dei diritti Sì, mai acquisiti. mai acquisiti, ma Ok, rubiamo con grande stima a assolutamente. Franchino il criminale che va in giro per Roma nei quartieri a assaggiare i forni, le pizze al trangio, le pizze al piatto. Noi vogliamo fare questa cosa su Teramo, se non in Abruzzo. Ci sposteremo. Ci Ci sposteremo. sposteremo. Oggi iniziamo le pizze al taglio tra Corso Cerulli e Corso San Giorgio, quindi per tutta la bisettrice del Corso di Teramo. Proveremo tutte le pizze al taglio che si affacciano su questi corsi. Siamo andati, abbiamo iniziato da Mr. Berry, ok? È la prima pizzeria che si trova in fondo al Corso Vecchio, poi vedrete una piccola immagine e la decisione è stata questa: una margherita e una pizza speciale in ogni posto dove andiamo. Iniziamo. Che si vanta del marchio registrato Pinzata Si Teramana, vanta del quindi marchio registrato perché c'è la R su tutti i l'hype è loghetti. parecchio La alto. hype è alto, quindi Pinzata Teramana. La pinza è un tipo di pizza romana in realtà, bassa e scrocchiarella, come Base direbbe il nostro scrocchiarella. maestro. E allora io direi che iniziamo dalla margherita. A me piace l'angolo. L'angolo, A giustissimo. te? Anche, Allora ma dopo ci no, 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 alterniamo. no, no. È tuo, è tuo. Allora, questo è l'aspetto. L'odore è pazzesco. L'odore. Ah, qui tra parentesi abbiamo un tecnologo alimentare che ci può commentare seriamente la pizza. Io vi posso dire buona o non è buona. Allora, com'è la caramellizzazione degli zuccheri, come direbbero Guarda, quelli ci sei, bravi? facciamo sentire anche se questa è stata rimessa in forno, quindi Sì. spero che non sia ammollata, ma c'è lo scrocchierello della base c'è. Lo scrocchiere della base c'è. Mo' l'alveolatura, qua sono tutti termini Allora, tecnici che impareremo. l'impasto è un bell'impasto e non è areato con delle grosse bolle perché comunque c'è tanta massa, ma a me piace. È veramente una buona pizza, parte croccante sì, parte umida sì perché probabilmente loro condiscono le pizze, prima di infornarle. Abbiamo visto la pizza romana in teglia o anche in pala che di solito viene prima infornata, quindi resa tutta scrocchiarella, poi ricondita e rimessa in forno. Io la sento, speriamo che la sentano pure. Molto buona. Per essere una margherita è molto saporita, molto buona. Io ho Molto preso del formaggio. Qui buona. invece proviamo una pizza che ci hanno sfornato davanti. Ok, Sì. io stavolta non prenderò l'angolo, lascio a te. Va benissimo. Ok, facciamo una volta Sei un ciascuno. radicchio. Radicchio e gorgonzola. Guarda che bella. Quando è uscita ci ha fatto tanta impressione. È ancora un pochino più cotta dell'altra, forse arrivo a dire. Il chef Benissimo. era preoccupato che fosse un po' umida, ma già si è rattrappita, Sì. giusto? Cazzo questa. Cazzo. Premiata ad alti voti. Ottima. La Mamma mia. sapidità del gorgonzola, il radicchio non è troppo amaro. Bravo, È bravo. buonissimo. Il radicchio ha il sapore del radicchio, ma non quell'amarezza che di solito è stringente pure. Un po' umidina. La parte sopra, dato che è stata condita parecchio, e il parecchio ci Ci piace piace, perché ci quindi non è un piace, difetto. chiaramente non ha fatto evaporare tutta l'acqua. Quindi un pochino l'impasto è rimasto come nella margherita, è rimasto quell'umidino, però base ipercroccante, Non ha lievitazione scalfito pazzesca. l'esperienza del bite. E ti devo dire una cosa. Non sento quella pesantezza di quando hai mangiato una cosa come gorgonzola e Delicatissima, radicchio. È delicatissima. delicatissima. Allora, io Profumo. voglio sentire la tua. Profumo. Profumo dell'impasto della pizza, del pane mondiale. Voglio Buonissimo. sentire. Allora, se dovessi dare un voto alla pizza, alla pinzata teramana, a questa ideazione di Mr. Berry per il Corso Vecchio, io gli darei sinceramente un 8,5. Io avrei dato 8, 8 e mezzo, giustissimo. 8 e mezzo. Se poi dovevo fare la media, ti direi che è un 8 meno la margherita,
e io te lo motivo anche per Vai, i miei gusti. vai. Pizza buonissima, ci torneremo. Ci Appena torneremo. rimarrà spente e vorrei provare la margherita perché è tanto che non la mangiavo. Appena uscita, perché la mozzarella buona, Buona. la materia prima, ma riscaldata in forno si è un po' agglomerata e è È diventato vero. tipo fettona di cacio, un Bravo, po' di bravo, sì. mucca, capito? Era un po' difficile da masticare, però partiamo da una base È che basta. incredibile. E l'altra per me l'idea di un Otto e mix mezzo buono. perfetto, 8,5 buono, tutto quanto, 8,5. Mister Barry, come direbbe il buon Franchino, Consigliata. consigliato, 8,5. Adesso andiamo a vedere le altre che si Cosa si affacciano aspetta? sul Corso Vecchio. Ah, tra parentesi, costo una margherita buona, abbondante, un'eccezionale gorgonzola e radicchio. Con Più acqua. con acqua, con una bottiglia d'acqua, 4,70 euro. Meritatissimo. Meritatissimo, onestissimo, Qualità, incredibile. prezzo, quantità, Top, bravi, giusto. bravi, 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 bravi. Allora, Chief, siamo davanti al Duomo, questa è Piazza del Comune, in poche parole. E dove stiamo andando? A Roma Pizza. A Roma Pizza, vai in missione, una margherita ed una speciale, fai tu, ti aspetto qua. C'è hype, loro fanno pizza in teglia romana, presa più volte, molto buona, quindi speriamo che anche oggi ci regala emozioni. Conservo scontrino che poi il prezzo. Allora, Chief, altro giro, altra corsa. Siamo ad Aroma Pizza, davanti al Duomo, praticamente a fianco al Teatro Romano. Abbiamo speso leggermente di più di prima, considerando che prima c'era l'acqua e due pizze, abbiamo speso 4,70 euro, questa volta 5 euro. Però bisogna anche dire che la dimensione Conta. è importante. Faccio vedere mezza sleppa, prima di Margherita direi. Aspetta. Ok, quindi una pizza è stata divisa in due tranci importanti. Dietro bella cottura, bella cotta. Appena cacciate. Appena cacciata, guardate qua questo formaggio che verrà rimesso immediatamente sopra. Il microfono è qui. È importante. Pinzata romana a Teramo Centro. È importante. Allora, ti dico, l'odore sa di cottura, non so come devi scriverlo, sa di, se fosse un colore sarebbe il marrone, ok, il colore della cottura, della caramellizzazione dei zuccheri, l'effetto Maillard, qualcuno potrebbe dire, qualche tecnico alimentare. Buono, buon Buono. profumo. Il pomodoro qui è più abbondante che nell'altra pizza e sembra più scrocchiarla pure sopra. È Perché stata fatta la prima. tecnica è romana. O comunque la metodologia di cottura, perché eravamo in pizzeria mentre questa margherita veniva Usciva. farcita, cotta e usciva. Cotta prima con solo pomodoro, viene tirata fuori, mozzarella e rimessa. Quindi la pizza ha il tempo di perdere l'acqua e diventare scrocchiarella Sentite. ovunque. Sentite il crunch molto sottile. È buonissima anche la pasta, la scrocchia. Quando becchi quest'angoletto immarronito, non nero, Se immarronito, poi a noi il bruciacchiato leggero ci sinceramente, piace. sinceramente ci piace. Questa è una patata e salsiccia con mozzarella. Poi proviamo a far inquadrare la bolla. Bella lievitazione. Ecco qui. Pizza è bassa. Questa è bolla. Anche Ci piace. questa appena uscita. Anche questa crunchy, crunchy, ammorbita un po' dalla patata. Patata e salsiccia. Ah, Oh, fantastico. guarda la patata. La patata sono i pezzettoni Poi di patate. c'è da notare la base, un pochino traslucida, quel filo d'olio che serve, che a noi ci piace. Com'è? Oddio! Che buona la salsiccia, che buona la patata! Quando becchi la patata così grossa, no, non quelle laminate, soccò buona. Esatto. Morbidissima. Da leccarsi le dita. Incredibile questa qua. E poi le patate grosse possono rischiare di sembrare crude. È cotta perfettamente, probabilmente cotte prima Quella è aggiunte. stata una pizza che Va bella bella.
il voto è importante. Ti dico il mio. Voto. Sembriamo esagerati la prima puntata, Chief. Io dico la mia. Però noi siamo uomini di bocca e di sostanza, esatto. Quindi parliamo anche con la sostanza, dei numeri. Di piacere di mangiare. Vabbè, allora te lo dico sinceramente, 9. Sì. 9 pieno, sì. Più. Chiaramente a fine puntata probabilmente ci sarà qualcosa a modificare, però qua partiamo alti. Qua partiamo veramente alti. È importante, questa è una pizza importante del centro di Teramo. 9 complessivamente. L'impasto non ha quei profumi che ogni tanto mi piace ricercare. Mm-hmm. L'altra era molto più profumata, ma comunque a qualità, crunchy, i gusti, perché chiaramente in bocca è una pizza bella che ti fa godere. Fa godere, e ci tengo a dire che non può essere un giudizio su queste pizze, sulla pizzeria, perché la pizzeria c'ha tante proposte. Noi siamo andati su Margherita, è quello che ci girava più a noi, quindi va a finire che qualcuno potrebbe avere una proposta che piace di più, qualcuno ha proposto una varietà diversa, per esempio dell'altro c'ero, vedevo anche i fritti eccetera, anche qui ci sono delle alternative, bisogna venirle a provare tutte. E torneremo. E torneremo, matematicamente. Una cosa che ho apprezzato è questo classicone di packaging per l'asporto, perché fa un po' meno quell'effetto K che ammorbidisce, sì. Quello poteva essere anche un difetto. Io anche, di là. Io anche preferisco il cartonato. Il cartonato con i buchini. Sì. Va bene, allora mo proviamo quella che abbiamo trovato questa poco fa. Andiamo. Vediamo se hanno aperto. A dopo. A bocca. Allora Chief, ora siamo alla fine quasi del video, siamo al centro del corso. Due istituzioni di questa città. Dell'infanzia. E di Teramo. La pizzeria Mario, gloriosa, aperta da 70 anni, anche di più, e Pizza al Metro, un tuffo nel passato. È il centro nostalgico per noi, classe 87, che abbiamo fatto le scuole qui vicino, questi erano i ritrovi, esatto. La mattina prima di scuola, dopo la scuola, al rientro. E quindi il quadrato di pizza di Mario il quadrato di pizza al metro è un'istituzione. Poi sì. Ognuno giudica l'istituzione, no? Anche... Vanno conosciute. Sono le bandiere per la pizzeria al taglio, al pezzo di Teramo. E allora facciamo così, io vado da Mario a prendere le nostre due e tu vai a Pizza al Metro, ci rivediamo qui. A dopo. Ok. Allora, Chief, un tuffo nel passato. Verissimo. Quasi da lacrima, quasi a rientrare in un posto che ci ha accolto pomeriggi, mattine, per settimane e settimane. Non è cambiato nulla, l'insegna è quella, i profumi sono quelli, la signora e l'amore di quella signora. Già nel pacchetto, perché pioviccica oggi a Teramo, quindi l'ha rialzato. Per non farci entrare l'acqua, per non far afflosciare la pizza, con i tovaglioli sotto. Wow, l'amore proprio. Prezzo? 4,40, ma perché ne ho prese due a testa? Perché comunque erano piccoline, erano anche fredde, quindi erano difficili da tagliare, soprattutto le speciali, perché in realtà le speciali sono dei pezzi di cuore. Fai vedere i pezzi di cuore, perché già immagino cosa c'è qui. 1,10 euro al pezzo. Uno dei prezzi più economici, penso. È la pizza popolare. È la pizza del popolo, dei ragazzi, dei giovani. Ragazzi. Oddio, che cosa hai preso? Margherita. È l'antichissima patate. E salse. E salse, ketchup e maionese. Quindi questa è bianca, mozzarella, patate fritte, e abbondante ketchup e maionese. Ok. La pizza con cui siamo cresciuti, la possiamo dire? Era l'euro meglio speso della vita. Benissimo, allora voglio vedere prima la tua reaction. Vado con la margherita. Mostramela in camera. Qui c'è del verde che leviamo, perché a noi il verde oggi non piace. Vediamo. E quella lì è rimasta lei. Profumo è rimasto quello. Questa potremmo dire che un po' è una pizza teramana, in quanto è una sua istituzione del corso San Giorgio per quanto riguarda la pizza. Adesso... uno dei due padroni è Pizza al Metro, che adesso può piacere o non può piacere, esatto. Ma è questo, sì. Dal 1993 che sfama bambini, ragazzi, e continua a farlo tutto oggi, perché le scuole sono sempre piene, lì. È sempre piena. Allora, vai. Pizza fredda riscaldata, sì. C'è del crunchy, perché okay. C'è del crunchy, e sotto un pochino soffice. Proviamola.
è come tanti anni fa, non è cambiato buono. niente. Ci sono delle cose che cambiano, pizza al Ah. metro non cambia. Anzi, se sei nato con questa pizza, ti riempie il cuore. Prima il cuore, dopo lo stomaco. Allora, adesso 1,10 euro, ma comunque il migliore 1,10 euro che posso spendere oggi su Cioè, in tutti questi una anni è pizza. salito solo di 10 Anzi, centesimi. pazzesco. Vedi? Pucci. La patatina è un po' fredda, ma noi ci... Oddio, non è cambiato nulla. Tra l'altro le salse vengono messe con il bidone. Senza Sì, risparmio. guardate, guardate. Oddio, oddio. Vado. Vai. Sì. Lacrima. Lacrima. Emozionante, emozionante. La pizza è crunchy. C'è la giusta massa, è ben condita e rimane una pizza goduriosa. Non stiamo cercando la Bravo. qualità nell'ingrediente che fa il piccolo produttore, stiamo cercando la qualità per il nostro cuore, lo stomaco. La pizza del popolo. Bellissimo, bellissimo. Questa, tanto tempo fa mi ricordo mi saziava e mi sazio tuttora che la mia fame non è diminuita. La nostra è aumentata esponenzialmente. Guardate il ketchup. Incredibile. Una pizza così non avrebbe senso proposta oggi da qualcuno che apre, ma le istituzioni possono. Con la bocca piena, pensa al voto. Questo è un voto che è combattuto. Allora, il chef mi ha chiesto il voto. Qui c'è quel maledetto effetto con cui ci vendono di tutto oggi, ma qui è fatto in modo naturale, effetto nostalgia. Davanti all'effetto nostalgia, io non posso che dare un 8 pieno. Concordo, soprattutto su questa patate, salse, mozzarella, combinazione fantastica. Ricordiamo 1,10 euro, 8 pieno. I primi saranno gli ultimi. La prima pizzeria di Teramo, se possiamo dire che esiste una pizza teramana, è sicuramente la pizza di Mario. Ha avuto tentativi di replicamento, imitazione, non riuscitissimi, buoni anche, non riuscitissimi. 4,91 euro. Questa pizza viene fatta al peso. Il locale è veramente storico, si entra dentro, ci sono ancora le perline in Vero. legno. C'è anche il vecchio bicchiere della birra, cioè se chiedi danno il bicchiere d'acqua come si faceva una volta. E ho preso, allora sicuramente in queste pizzerie non ci sono pizze speciali, sono dei grandi classici, come sono classici locali, Per noi che la conosciamo da ok, decenni, da decenni. le pizze sono, non si sono evolute nei gusti, è rimasto Qualcosina proprio. ogni tanto. Anche perché queste sono pizze veramente che sono storiche della città. Adesso questa, la pizzeria da Mario, è gestita dal figlio di Mario. Vediamo. Questa è la pizza di Teramo, che La sì, descrive Teramo. sì. Poi Esatto. può piacere o non può piacere, però quando un turista che portiamo io e Delli a Sì, Teramo gliela viene per la prima facciamo volta. provare. Beh, questo è la speciale di Mario, un classicone. Comunque sia, no? Allora, appunto, due appunti. Questa anche è una pizza che fa parte della nostra infanzia. Questa era la pizza dove non ti venivi a comprare da solo perché non costa 1 euro un pezzo. È la pizza che venivi a mangiare con i genitori perché Verissimo. costa un pochino di più. Questa è una pizza un pochino, anche se come abbiamo detto, 4,90 euro, no? Non sono piccoli, Non sono perché non piccoli. sono piccoli, chiaramente. Andando al peso, questa speciale un pochino più piccola, la margherita un pochino più grande. Ora, come vediamo, Mario non usa riscaldarti la pizza. Ok? Quando la prendi non usa riscaldarti, c'è uno smercio tale che praticamente la pizza... Adesso abbiamo parlato tanto di due pizze, quindi si è un po' raffreddata. Io a distanza sento il crunch, Cioè, il che crunch... comunque ha sempre valorizzato la pizza di Mario. Sottile, ben condita, io me la ricordo così poi. Allora, tutt'oggi, quando vuoi fare bella figura, il Il vassoio di vassoio di pizze. Mario è come regalare un bello champagne, un bello prosecco, cioè la gente lo apprezza sempre.
Ora che ho rimosso, risento quel sapore del suo pomodoro che sapeva leggermente, non saprei perché dirti, il retrogusto di peperone. È una cosa che sento io, probabilmente. E anche la consistenza della pizza è diversa da tutte le altre di Teramo. Può piacere e non piacere, ma è una pizza del passato. Ora, quella Unica. passata Infatti di olio a crudo che io mi ricordo vedevo quando sfornavano. ti dirò, non è unta come Esatto, è me la pulita. ricordavo. Di solito loro, una volta cacciata con un bellissimo Gesto tra parentesi, brick di scenografico. olio, inondano, Sì. inondano, Bagnano. nel senso, un filo d'olio che... Questo è anche vero che però è una pizza che adesso stiamo mangiando praticamente fredda perché abbiamo parlato tanto. Questa è una pizza che va mangiata in quel momento. C'ha questa caratteristica, quella di Mario. È una delle poche pizze che cambia profondamente il sapore da mangiare. C'è una leggenda, te la racconto. Un ragazzo una volta sai che mi ha detto della pizza di Mario? Ha detto che la pizza di Mario, se la mangi 5 passi fuori da Mario, è un'altra pizza. Cioè, va mangiata dentro Mario. Allora, deglutisco questa persona, per me ha profondamente ragione. La pizza di Mario, vi ripeto, come l'altra, inizia a lavorare prima nella mente e dopo nello stomaco. Grandissimi ricordi, vassoi con i genitori, con gli amici, dopo la pallacanestro. Però è una di quelle pizze che a livello mio personale, di gusto, non mi fa impazzire quando si raffredda. Allora, proviamo la speciale, una è anche un classico da Mario. Questo me la ricordo, mi è sempre piaciuto tanto anche perché c'è il fungo di ma io questo il fungo che usa Mario, il fungo di ma io non lo vedo da nessun'altra parte. Quando risenti il sapore del fungo di Mario te ne accorgi, è Verissimo. identità, è una firma, ok? È d'autore. Allora, Ciff, la speciale tocca anche a te, ovviamente. Il peperone. Quello Il... ormai. Non fa il crunch quello che se fosse stato caldo. Ho fatto un bel boccone. Sì, bello grosso. Vorace. Anche perché la pizza di Mario io da bambino la mangiavo così. Ok. Ok? Allora, Chief, con questo voto che stiamo per dare a Mario, siamo giunti alla fine delle pizzerie che si affacciano sul corso principale di Teramo, inteso come San Giorgio Cerulli. Siamo partiti dal basso, siamo saliti verso l'alto e verso l'alto si è tornato anche. È stato anche un percorso all'indietro nel passato, Verissimo. ok? Ora, noi siamo consapevoli che, soprattutto sulle ultime due pizzerie, il voto che diamo è col cuore, ok? Perché abbiamo un imprinting. Innestato dentro di noi, no? Fa parte de... è così. Esatto. Anni e anni di mangiate in questi ultimi posti dove siamo Esatto. stati. Su Mario devo riconoscere una cosa, che la magia c'hanno ragione quelli che dicono che da dentro, 5 passi fuori la pizza cambia. Quell'effetto che si crea di diciamo indebolirsi la struttura della massa, diciamo così, che diventa più gommosa, è un termine sbagliato, più Più morbida, più soffice. soffice, è un effetto che a me non piace. Ok? Verissimo. Per gusto personale. Ho sentito tantissime persone che hanno detto a me quando la pizza di Mario sa moll, marda gust du vod. Quindi Verissimo. Ma che bello. è questione principalmente personale di gusto. E mettiamoci anche che ci dovremo tornare quando non ci siamo fatti una mangiata di tutte le pizze e ce la rimangiamo assolutamente calda se il buon Mario ci farà entrare ancora dopo che gli abbiamo mangiato così sgraziatamente la sua pizza. Ci scusiamo. Seduti su un gradino per Sì, strada, la esatto. prossima volta chiediamo di Sì, esatto, mangiarle e registrare dentro in quella dentro. saletta che è Storica, 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 storica. che non è cambiata mai. No, Allora, a Mario io do per il mio gusto, eccetera, eccetera, 8 meno. otto meno pieno, 8 meno. 8 assolutamente. Quel meno è solamente dovuto al fatto che veramente mangiandola fuori perde quel crunch che vi assicuro, mangiarla Ce l'ha dentro sempre, a prescindere. probabilmente uno dei segni, sempre la mia opinione, uno dei segni caratteristici di Mario è il crunch, Sì, 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 perché sì. la pizza è in teglia, ben cotta,
Mangiarla fuori, secondo me, perde. C'ha quella struttura che... Ma secondo me lui ha voluto creare una magia. Ha detto, questo è un posto magico, non puoi uscire da qui. La devi mangiare sia dentro che fuori. Anzi, lui propone due Esatto, pizze due pizze diverse con in un 5 impasto. passi. Ma fantastico. Allora, quindi possiamo dire questo, che su a Teramo Centro c'è la storia e c'è la novità, Sì. c'è anche una cultura che viene ormai da fuori come la pinza. C'è la pinzata teramana, Mana, c'è la la pinza. pizza romana in teglia, c'è la Esatto. pizza storica. Non abbiamo detto, prima di Mario a Teramo non c'era Bravo. nessuna pizzeria al pezzo. Cioè sono stati i I primi. Beh, primi, gli infatti se... autori di questo format, Grande perché lungimiranza. io Da Daily Mellow. e il buon chief. Per sta puntata, prima puntata è È tutto. stato un piacere. Alla Alla prossima, credo prossima. che ci vedremo comunque. Prima delle segnalazioni lo anticipiamo a San Berardo. Che bello. Ciao Che a bel tutti. quartiere. Ciao a tutti.